Sulla storia delle due operatrici sanitarie di cui un'infermiera violentate ad Avezzano interviene Maria Luisa Ianni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia dell'Aquila, ma anche consigliere comunale e donna, che esprime a nome suo e dei 3.000 infermieri che rappresento grande e profonda solidarietà alle due operatrici, a cui ci sentiamo vicine, scrive la Ianni, anche come professionisti impegnati quotidianamente, affinché in futuro ci sia maggiore tutela, protezione e sicurezza sul lavoro, specie quando le prestazioni professionali sono destinate a svolgersi al di fuori di strutture più organizzate, come le residenze psichiatriche ad esempio, esterne agli ospedali ma anche nei centri diurni, le case famiglia e altro. Certamente si fa difficoltà, scrive ancora la Ianni nella sua lunga lettera, a immaginare che nell'esercizio della propria attività lavorativa, addirittura assistenziale di tipo sociosanitaria, un operatore possa subire una violenza così feroce da parte di colui che dovrebbe essere assistito, accudito e accompagnato nel suo percorso di cura e accoglienza. Il problema degli operatori sanitari e della loro solitudine nel campo della salute mentale, per usare un termine usato dalla Società Italiana di Psichiatria, è richiamato più volte in altre occasioni quando si parla di questi temi. Torna in questo caso forte perché gli operatori sanitari in questo ambito sono davvero in una sorta di trincea, in una guerra che più delle volte è complicata da combattere. La domanda che sorge spontanea è quindi: si sarebbe potuto evitare? Considerando che l'episodio di violenza ai danni delle due operatrici, di cui un'infermiera, non è stato né l'unico né il primo episodio, è legittimo chiedersi se si sarebbe potuto evitare tutto questo, al netto della violenza di genere, dell'esiguità della pena e del fatto che il responsabile della violenza fosse uno straniero di soli 20 anni. In 20 anni nei servizi e nei centri psichiatrici in Italia sono stati 8 gli operatori uccisi, 1.000 sono i casi di violenza ed aggressione che ogni anno subiscono medici ed infermieri. E come se non bastasse l'aumento dell'aggressività nella società, la situazione economica esasperante in certi contesti e la disperazione sociale si stanno trasformando in un'occasione in più di violenza come quella subita in maniera drammatica da queste due operatrici. L'attenzione, conclude, a mio avviso dovrebbe essere rivolta anche alla luce della crescente richiesta o per l'aumento delle patologie psichiatriche e dei disturbi mentali ad una maggiore attenzione alle condizioni degli ambienti di lavoro, allo sviluppo delle buone pratiche di valutazione e gestione dei rischi, ad una più accurata pianificazione, ad un più pieno coinvolgimento degli operatori nell'organizzazione e nella formazione costante e specifica del personale affinché sia preparato, adeguatamente pronto a far fronte a situazioni capaci di contemperare cura e controllo secondo un sistema di competenze e responsabilità che siano multilivello. Alle due operatrici, dice ancora la Ianni, va la nostra vicinanza e il nostro appoggio affinché le loro ferite possano rimarginarsi, se mai fosse possibile, nel più breve tempo.